Ciao a tutti, buona serata, benvenuti a Distanti di Badminton, settima stagione, 57esima puntata, penultima puntata prima della pausa estiva. Allora andiamo subito a condividere gli esercizi di questa sera. Ecco il primo. E sono tutte partite o scambi, perché non per forza bisogna giocare partite, a campo ridotto. Cosa vuol dire a campo ridotto? Siccome, ecco, il nostro campo da badminton ha tante zone, tante aree, tanti rettangoli, possiamo andare a giocare solo sulle aree colorate. Ecco, in questo caso, come vedete dalla grafica, giochiamo degli scambi solamente lungo linea, ok? E questo dovrebbe essere la normalità quando si inizia a giocare a badminton, ok? Quindi mi raccomando, quando avete un principiante di qualsiasi età sia, evitate di farlo giocare a tutto campo, perché il campo è troppo grosso e farebbe troppa fatica e non riuscirebbe neanche a raggiungere il volano. Se non raggiunge il volano, non si diverte. Quindi è una buona idea iniziare a farlo giocare su metà campo, ok? Metà campo qui come vedete, ha il più del corridoio laterale, ok? Questo per renderlo un pochettino più largo, però perché no? Ovviamente voi potete giocare solamente a metà campo. Utilizzando solo il rettangolo del singolare, quindi senza i corridoi esterni. E quindi ecco, ovviamente non posso giocare tutti i colpi su metà campo, lungo linea, perché i colpi incrociati ovviamente non posso giocarli, però vado a giocare soprattutto i colpi lungo linea, che vi ricordo, l'ho già detto tante volte, sono la normalità nel badminton. Ecco. Si gioca parecchio lungo linea nel badminton, poi si va a incrociare, ok, solamente quando ne ho l'opportunità, quando è il momento propizio. Ecco, quindi questo è il primo video. Faccio vedere anche l'eventuale scambio. Ok, con questa partita giocata solamente in questa porzione di campo. Cos'è che possiamo dire su questa partita, al di là dei colpi lungo linea? Ecco, giocando su metà campo, io posso, ad esempio, andare a migliorare molto i colpi saltati, quindi il clear, il drop, lo smash fatti in salto, perché dovendomi muovere solamente avanti e indietro, avrò più opportunità di poter saltare. Diverso quando mi devo muovere sul tuo campo. E cerco di saltare se non arrivo bene con i passi sotto il volano, perché salterò male, ok? In modo molto scoordinato con gli arti che vanno da un po' da una parte all'altra. Oltre che rischio di farmi male, atterrando, non riesco poi neanche, a giocare bene il colpo. E il colpo saltato, va giocato in modo che, la grande utilità del salto faccia sì che io colpisca il volano il più alto possibile, perché più alto viene colpito il volano e più riesco a dare una traiettoria incidente verso il basso, quindi ad esempio i drop piuttosto che gli smash, farli cadere, i drop veramente nell'area frontale e gli smash e farli cadere molto corti. Quindi immaginate un giocatore che si prepara in difesa, riceve uno smash corto, difficile per lui poi andarlo a recuperare. Quindi ecco, sul metacampo sicuramente posso sperimentare e testare e allenare molto di più tutti i colpi con il salto. Perfetto, ma vediamo invece il secondo esercizio. Eccolo qua. Esercitazione, come vedete, a campo ridotto, ok? E in questo caso, ecco, vado a giocare esattamente come prima sulla metà campo, ma incrociata. Quindi vedete, sto giocando su tutto il metà campo, compreso i corridoi laterali, che, ripeto, volendo possiamo eliminare, ma a questo punto andrò a allenare soprattutto i colpi incrociati. Ecco, diciamo qualcosa su questo esercizio, non è il massimo tatticamente parlando, perché stiamo giocando sull'incrociato e poco fa ho detto che bisogna giocare più lungo linea. Ma se devo andare a allenare, ad esempio, i netti incrociati a rete, è un ottimo esercizio. Se devo andare a allenare, ad esempio, gli slice, i drop tagliati, quei drop che dall'angolo fondo campo diritto
cadono incrociate all'angolo di diritto a rete dell'avversario, è un'ottima soluzione. Se devono giocare difese incrociate corte, questo è un modo per allenare obbligatoriamente i colpi incrociati. Quindi andando a vedere sempre il video, ecco, vedete che i giocatori giocano incrociato. Perfetto, e questo è lo scambio. Cos'è che possiamo dire intanto sempre sulle partite, diciamo, a campo ridotto, in questo caso metà campo o lungo linea incrociato? Che vedete, gli scambi diventano molto più lunghi. Allora è molto più divertente giocare su metà campo rispetto al sotto campo, dove il volano cade sicuramente prima, e se andiamo a vedere anche l'utilità, vado a fare un po' di fitness, ok? Perché comunque devo colpire tanti volani durante uno scambio prima che questo cada, anche se il mio livello non è altissimo, anche se non sono così bravo a muovermi, non sono così bravo a colpire, siccome il campo è piccolo, mi permette di arrivare sempre sul volano e quindi faccio un pochettino anche di resistenza, ok? Perfetto! E andiamo a vedere il prossimo video. Eccolo qua. Ok, invece stiamo giocando su metà campo, lungo linea, ma abbiamo escluso l'area frontale. Quindi cosa vuol dire? Che in net non si potranno giocare, perché sarà fuori, ok? E quindi sicuramente dovrò giocare molto colpi molto più profondi. Mi correggo, scusate, in net si possono giocare, ma ovviamente net non corti. Ecco, sicuramente cosa non si può giocare? Gli spin, che sono colpi nei quali il volano cade veramente vicino al nastro, ma un net profondo lo posso giocare. E questo è un ottimo esercizio, perché spesso i giocatori vanno a giocare molto vicino alla rete. Se mi vedete in monitor, immaginate che questa sia la rete, cercano di giocare sempre vicino alla rete. Ma se un giocatore avversario è veloce a muoversi alla rete, soprattutto bravo a giocare gli spin, ecco, io gioco un net, quello mi gioca uno spin e poi mi fa punto. In questo esercizio i net devono essere profondi, se mi vedete in monitor, sempre tenuti bassi vicino alla rete, ma devono cadere al di là della linea di servizio. In questo modo evito gli spin dell'avversario, anzi forzo l'avversario ad alzare. Quindi ecco, se vado poi a giocare in una partita dove un giocatore che è bravo a scendere la rete, che è veloce a scendere la rete, che arriva alta rete, che sa fare i colpi tagliati, ecco, questo è un esercizio che posso utilizzare prima di un torneo, perché so che il tabellone mi dirà che andrò a giocare contro quel giocatore, che posso utilizzare per forzarmi a evitare di giocare vicino alla rete, ma di giocare un pochettino più profondo, ok? Vediamo il video. Ecco, se vedete abbiamo messo dei tubi, ci sono dei tubi per far capire che in questa zona qua, con questi tubi di volano in piedi, non bisogna giocare. Ok, e avete visto che c'è stato un bel colpo di Alessio dietro la schiena, avete visto che lo scambio si fa parecchio veloce, ok? Perché comunque non potendo giocare alla rete devo allungare anche i blocchi, i net, e quindi è poi facile andare a giocare drive, a giocare teso. Perfetto, allora possiamo andare avanti con un altro gioco, con un altro esercizio, con un'altra proposta. Perfetto, ecco, se vedete, qui andiamo a giocare sempre sul metacampo lungo linea, ma andiamo a escludere il fondo campo, ok? Qui la grafica ci dice, per migliorare drive e drop, per migliorare tutto, ok? Soprattutto lo smash. Perché lo smash? Perché
E se il mio avversario gioca un servizio piuttosto che un lift, non può giocare qui. Quindi il servizio lift deve essere leggermente più corto. Allora io sicuramente avrò più opportunità di giocare drop, come dice la grafica, ma anche di giocare smash. E quindi potrebbe essere una partita molto offensiva. Ok? Andiamo a vedere. E infatti avete visto, avete visto che appena il volano è stato alzato, è stato subito attaccato dai giocatori, giustamente perché non è così profondo. Ok, quindi anche questo una bella esercitazione. Andiamo a vedere la prossima. Arriva sempre sul campo ridotto, ma vediamo cosa ci propone la grafica. Ecco. Questa è una partita già un pochettino più particolare rispetto alle altre, perché posso giocare a rete, allora sicuramente dovrei essere molto bravo a giocare vicino alla rete con i net, con gli spin, o anche, come ho detto prima, dei net più profondi, ma l'importante è che cadono in questa partita nel rettangolo frontale e soprattutto dovrei essere molto bravo a giocare lift profondi, perché devono cadere in questi due rettangoli in finale, o clear molto profondi. In questa partita, ecco, se gioco i drop, anche questi devono essere corti. Non giocherò sicuramente smash, perché è difficile che uno smash cada qui, ok? E se gioco drive, devo giocarli lunghi, ok? Quindi vedete che i colpi qui si limitano parecchio. Ed è una partita, rispetto alle altre, che mi forza, anche se l'avversario, gioca in questo modo, a correre molto di più avanti, indietro, avanti, indietro. Quindi ecco. Se vogliamo dire un suggerimento su questa partita e su questa esercitazione che spinge il giocatore, forza il giocatore a migliorare i passi verso la rete e a fondo campo e viceversa. Ok? Quindi spostamenti avanti, indietro. Vediamo la partita. Ecco, trovate i tubi centrali che ci indicano che in questa zona qua non si può giocare, quindi vediamo un po' come si sviluppa lo scambio di questa strana partita. Fuori, e infatti il volano viene lasciato e prende il punto. Molto bravo qui Alessio, su questo scambio giocato clear clear, fateci caso, eh? Guardate. Arriva rete, fa un bello spin, torno un attimo indietro ancora, scusate, ecco. Spin, e fa punto. Quindi vedete che questo tipo di esercitazione, ecco, forza anche i giocatori a giocare drop corti e quindi, di nuovo forza, scusate la ripetizione di parole, forza i giocatori a giocare gli spin, perché se riceve un drop corto vicino alla rete è un'ottima opportunità, un'ottima occasione per cercare di tagliare il volano. Quindi vedete che andando a limitare le aree del campo, io vado a allenare più o meno colpi, ok? Quindi se abbiamo fatto una sessione tecnica sugli spin, ok, questa potrebbe essere una partita bellissima per concedere più opportunità ai nostri atleti, ai nostri giocatori, di andare a sperimentare lo spin durante uno scambio. E ovviamente anche in questa partita i lift e il clear. Spesso tanti mi dicono, Fabio, mi hai visto giocare il lift e il clear? E io dico, no, guarda, non sai giocarlo, perché se il tuo lift e il clear non cade a fondo campo, io non dico sulla riga finale, ma almeno dentro quel corridoio di fondo campo non è un buon lift, non è un buon clear. Ecco, quindi anche questa partita ci forza a giocare lift e clear a altezze diverse, ma sicuramente a ottime profondità. Ok? E lift e clear sono colpi di base che se non so giocare con una buona profondità,
Vuol dire che poi il mio avversario sicuramente mi attaccherà e quindi pone me in difesa. Lo dico sempre in uno dei corsi di Volo con noi: se io difendo, la mia difesa parte da un buon mio colpo precedente. Quindi immaginiamo lo scambio, smash e difesa, ok? Ma se io difendo prima dello smash vuol dire che ho alzato, ok? Quindi alzo, il mio avversario fa smash e io difendo. Alzo che può essere un lift, alzo che può essere un clear da fondo campo a fondo campo. Quindi, ripeto, la mia difesa parte da un mio colpo precedente alla difesa, che è un lift, un clear o un servizio alto. Quindi se so andare a spingere il volano profondamente, uno è facile che non mi attacchino, perché da fondo campo non mi attacchino. Ma se mi attaccano, decido di attaccare, perché l'avversario è bravo, è in grado di farlo, mi attaccherà molto in profondità, a fondo campo, e io avrò quell'attimo in più di tempo per riuscire a difendere. Ok? Perfetto. E questo era un altro esercizio. Andiamo a vederne un altro, gli ultimi due. Sempre campo ridotto. Ed ecco qui, andiamo a giocare sul metacampo, lungo linea, ok? Ma solo in quest'area colorata, che viene detta dai giocatori di Bami, per gli allenatori, il quarter o il box, la scatola, ok? È ovvio che qui vado a migliorare soprattutto il gioco teso, i drive, ma anche qui, i net posso farli, ma devo giocare lunghi, i lift posso farli, ma devono essere lunghi, ma non troppo, perché sennò vanno fuori. Quindi un lift qui potrà essere attaccato. I clear posso farli, ma saranno clear molto, molto corti. Ok? Quindi è una partita che poi spesso volentieri si sviluppa molto, molto, molto veloce. Soprattutto in drive, soprattutto in smash, difese tese, smash, difese tese, e via dicendo. Intanto, quello che state vedendo di questi ultimi esercizi che vi ho fatto vedere, possiamo farlo anche incrociato, quindi immaginate quest'area colorata per arancione contro la stessa area ma in diagonale, la stessa l'esercizio di prima, dove eravamo sotto rete a fondo campo, possiamo fare a fondo campo e sotto rete qui e nell'altra metà diagonalmente opposta. E andiamo a vedere lo scambio. C'è stato un attacco di difesa e poi uno scambio teso. Ecco qui, se avete fatto caso, io ho vinto tutti gli scambi perché Alessio teneva la racchetta bassa. Ecco, questo è un ottimo esercizio per forzare i giocatori a mantenere la racchetta davanti al corpo, perché se io gioco teso e poi abbasso la racchetta, probabilmente mi arriva un altro volano teso e il tempo di alzare la racchetta e il volano mi ha preso in corpo, come è successo con Alessio. Quindi, cosa sviluppa? L'abbiamo già detto poc'anzi, ma cos'è che possiamo aggiungere? Il mantenere la racchetta davanti al corpo, come se fosse uno scudo, ok? Lo scudo di Capitan America che mi difende, e soprattutto poi, durante i colpi tesi, drive, a utilizzare movimenti corti della racchetta. Quindi, non a fare questo, non a fare questo, perché non avrei tempo, ok? Ma andare subito a colpire il volano davanti, cambiando grip, pollice, padella, ok? Quindi cambi di grip, racchetta tenuta alta, movimenti corti, movimenti rapidi, ok? Quindi vedete quante esercitazioni, quanti suggerimenti, quanti punti di attenzione danno questi giochi, questi esercizi, solamente andando a limitare il campo, ok? Ultimo. Ok, e qui andiamo a giocare una partita a rete. Anche qui potremo giocare solamente lungo linea, ok? O in questo modo anche incrociando. E qui ci sono i corridoi anche del doppio, possiamo levare i corridoi doppio. La scacchiera la decidete voi, ok? La decidete veramente, veramente voi. E in base a cosa volete allenare, cosa volete stimolare nei vostri giocatori. E quindi ecco, questa è la famosa partita a rete, partita alla rete, dove il volano deve cadere nell'area fondamentale.
Ok, quindi anche qui net contro net, net lungo linea, net incrociato, spin contro spin, e anche qui andare e blocchi, probabilmente posso anche arrivare a rete alto e fare blocco. Non posso schiacciare perché andrebbe fuori, e se riuscissi a schiacciare dentro quella porzione di campo dovrei fare così col polso, ma vi assicuro che il volano non passerebbe, probabilmente vi cadrebbe sui piedi quando è in rete e poi non si può guardare, giocare a badminton così, lo sappiamo che badminton è un gioco di polso. E quindi sicuramente dovresti volare i net, ok? Gli spin e i net incrociati, ma stimolare anche il gioco di piedi, ok? Quindi stare sull'avampiede e muoversi velocemente in questo piccolo campo, ok? Perfetto. E queste sono le esercitazioni, i giochi che vi ho proposto oggi a campo ridotto. Ripeto, possiamo andare anche in questi campi ridotti a creare delle routine di colpi dove, ok, si gioca solamente servizio corto, lift clear, drop net, lift clear, drop net, ok, oppure gioco libero come delle partite come stavamo giocando io, Alessio, in questo momento. E ripeto, quando possiamo utilizzare tutte queste esercitazioni? Quando siamo i principianti, fatevi giocare con i campi piccoli, ok? Così composti, con la rete bassa, se sono bambini, se sono adulti va benissimo la rete regolamentare. E possono essere partite bellissime da giocare a inizio allenamento, un po' da riscaldamento, oppure a fine allenamento, e in modo che poi, per esempio, su un campo, come avete visto, posso giocare due giocatori da una parte e due giocatori dall'altra, a meno che non giochi incrociato, che poi diventa un po' un casino, ma immaginate di avere due campi da badminton in una palestra, ok? Quindi pochini, giocano in quattro e qua giocano in quattro, quindi otto giocatori che poi si cambiano di posizione e si vanno a scontrare. E ogni volta voi, come tecnici, come coach, date il cambio e dite: ok, ragazzi, adesso si gioca solo nel box, ok, ragazzi, adesso si gioca solo a rete, ok, ragazzi, adesso si gioca solamente a fondo campo, perché no? Anche solamente una partita a fondo campo. Vi faccio vedere come possiamo giocare, un attimo che ve lo condivido e poi ho finito. Quindi ecco, questo è il nostro campo. Ecco, voi potete veramente andare a dipingere le aree e creare le partite più anche bizzarre, ok? E non sono delle stupidate queste cose, perché comunque stimolano del giocatore l'utilizzo di alcuni colpi. E soprattutto la tattica, ok? Quindi immaginate, potrebbe essere una partita dove giochiamo qui, in questa zona, contro questa zona. E beh, a questo punto cosa devo fare? Devo battere intanto alto, quindi sviluppo il servizio alto di diritto, e poi devo giocare solo clear. Sì, molto molto noioso, assolutamente sì, però vado a giocare sulla profondità, e qualcuno prima o poi o lo tira fuori o lo tira corto, che cade qui, ok? Quindi vedete, possiamo giocare anche altre partite che non ho proposto stasera. Come anche possiamo giocare, che ha fatto qualche camp con me a Monastero, la sperimentate, io le chiamo le partite sbilenche, ok? Quindi immaginate di avere un altro campo qui vicino, ok? Quindi avere due campi appaiati, quindi immaginate qui ci sia un altro campo da badminton, ok? Perfetto. E giocare, e immaginate che qui ci sia la rete. Il mio disegno 3D, perfetto. Ok, quindi questo è un campo da badminton. Ok, perfetto. Ok, immaginiamo che sia un campo da badminton anche qua. E mettiamo la rete, così si capisce che è la rete. Ecco, immaginate di andare a giocare. E quest'area, ok, quest'area qui, contro quest'area qui, ok? Quindi vado a giocare con un avversario che è qui e un avversario che è qui. Immaginate che questa rete ovviamente sia in linea con questa. E vado a creare una partita molto strana, ok? Piuttosto che vado a giocare in questo campo, ok? Contro questo campo, ok? Dove non ci sarà la rete in mezzo. Allora stimolerò un gioco molto basso, molto teso, che andrà a cambiare totalmente la postura del giocatore, che dovrà stare molto più bassa e molto più veloce con i piedi, ok? Piuttosto che giocare, ad esempio, appunto, tutto questo metacampo, ok? Contro tutto questo metacampo del campo di fianco, ok? E si gioca in diagonale, ma con una distanza che è
è una diagonale molto lunga rispetto se giocassi qui contro qui, ok? Cioè se giocassi qui contro qui. E quindi dovrò giocare colpi diversi, ripeto, sono poi esercitazioni che non sono reali, perché poi nel badminton non si gioca così, non ci sono tornei così. Ma, ripeto, sono molto, molto, molto divertenti intanto e vanno a sviluppare diverse caratteristiche dei giocatori. Quindi ecco, se avete una palestra con 1, 2, 3, 4 campi appaiati, piuttosto che due campi così, e uno dietro, ok? Uno davanti all'altro, giocate queste partite strane, sbilenche. Molto divertente come riscaldamento e sono sfide, ok? Io le uso spesso come riscaldamento e i giocatori si divertono molto e, ripeto, per ogni partita assurda, in modo assurdo, viene sviluppato comunque delle abilità del badminton, che siano abilità di racchetta o che siano abilità di movimento o che siano abilità strategiche mentali, ok? Soprattutto strategiche mentali quando si va a giocare queste partite completamente storte, completamente sbilenche. Perfetto, 21:30 in punto, io ormai ho il timer in testa. Grande Maria Branca che ha scritto le famose partite sbilenche. Sì, perché Maria Branca, che è sempre collegata, lei le ha sperimentate, appunto, come dicevo, a quei camp che ogni tanto faccio a Monastero Dormida, qui in provincia di Alessandria, vicino ad Acqui Terme. Benissimo, io avrei terminato. Se c'è qualche domanda, si vede una mano. C'è Angela. Vai, Angela, puoi parlare? Ciao Fabio, mi senti? Sì. Allora, a me invece hai fatto ricordare il gioco fatto tanti anni fa durante un corso con te sulla falsariga del risico, dove mentre si giocava il giocatore si difendeva una parte del suo campo. Quindi, vincendo il punto, il suo avversario per fare punto, il suo campo era limitato, no? Quindi io decido in quale zona fargli fare punto, non so se te lo ricordi, tanti anni fa. Sì, mi ricordo, leva zone, tu praticamente giochi una partita E e... man mano togli una zona, è molto simile, voglio dire, perché poi no, costringi Esatto. l'altro a giocare in un certo modo solo su alcune zone del campo. E quindi man mano togli zone di campo e conquisti tutto il territorio, diciamo sulla falsariga del risico. Sì, esatto, e quello diventa più dinamico perché poi le zone vengono cambiate, levate, rimosse, Carino perché... anche adesso, vedendo questi tuoi giochi e esercizi, mi sono ricordata, c'è stato un flash di ritorno indietro nel tempo, di un corso che ho Grazie, fatto tanti anni fa. Grazie. ciao Angela, stai bene? Ciao, ciao. Ciao. Sì, allora, già che Angela l'ha tirato fuori, me lo faccio vedere, così è un esercizio in più anche per stasera. Allora, vi metto il campo. Praticamente si gioca così. Allora, vado a pulire tutto questo, questa sporcizia. Immaginate, si gioca uno contro uno, ok? E giochiamo sempre a metà campo. E le regole ovviamente le date voi, io lo faccio giocare così. E ogni volta che un giocatore fa un punto, oppure per stimolare la concentrazione, l'attenzione, la motivazione dei giocatori, ogni volta che un giocatore fa 2 o 3 punti di fila, diciamo tre, quindi immaginate stiamo giocando il giocatore arancione contro il giocatore viola, siamo a metà campo. Il giocatore viola fa 3 punti consecutivi, cosa fa? Si chiude una zona del proprio campo, ok? Quindi, ad esempio, lui decide di chiudersi questa e quindi da lì in poi il giocatore arancione dovrà giocare da qua in avanti. Poi fa 3 punti consecutivi il giocatore arancione, dice ok, mi chiudo questa zona del campo qua, ok? Quindi il giocatore viola non potrà giocare clear e lift così profondi e quindi il giocatore arancione avrà più possibilità di attaccare. Insomma, si gioca una partita. E vincerà il giocatore che alla fine si sarà riuscito a chiudere tutto il campo. Quindi, ovviamente, l'altro avversario non potrà più giocare perché non avrà più zone per giocare. E si può giocare a 6 zone disponibili. Quindi, immaginiamo, mi sposto, anzi, pulisco. Ecco, possiamo chiuderci questa zona qui, zona 1, zona 2, zona 3, ok? Zona 4, ok? Zona 5 e zona 6. Ok, quindi comunque la partita dura un bel po', a volte poi capita appunto che rimane
questa zona qua, ok, magari aperta perché il giocatore non l'ha chiusa, che ne so, queste le chiude per ultimo perché sono quelle più piccole e quindi rimane che il giocatore arancione debba solo giocare qui, ok, quindi diventa difficilino per lui. E niente, quindi come diceva come Angela, questo diventa proprio. È sempre a zone, ma diventa più dinamico perché le zone possono essere cambiate, poi ti puoi dare assolutamente delle variazioni. Ad esempio, io mi sono chiuso la zona, ma se il giocatore avversario riesce a fare un punto, un clean point, detto clean point, cioè il volano perfetto, il punto perfetto, dove il volano cade senza che io lo colpisca, ok? Quindi il giocatore mi fa un punto sul campo, io non riesco a colpire il volano e cade a terra, ecco, allora. E quel clean point come una chiave riapre quella zona appena chiusa. Oppure tu come giocatore puoi decidere di riaprire una zona del campo avversario se riesce a colpirlo sul corpo. Non è regale, non è bello, però fa parte del gioco anche colpire sul corpo. Quindi puoi dare tutte queste variazioni e le partite diventano molto, molto belle, molto interessanti, molto divertenti soprattutto. Bene, io vi ringrazio. Se non avete altre domande, ci vediamo ancora il 26 di maggio per l'ultimo incontro di Distanti di Badminton. E poi vi auguro una buona estate e ci vedremo poi di nuovo a ottobre, magari in qualche camp estivo, se qualcuno sarà a Malle, se farà il camp estivo o in altri camp o quelli che organizzo io, se lo organizzerò, vi aspetto volentieri. E vi do una buona serata, una buona notte e grazie sempre per la vostra presenza. Ciao, ciao a tutti!